Amici di Calcio Padova TV, buonasera. Queste immagini vi giungono ancora una volta dal Palagozzano di Padova, Palosport, per un avvenimento importantissimo, il primo derby della stagione, il vero derby di Padova, quello fra Padova Calcio 5 e Italian Coffee Petrarca. Via proprio in questo momento al derby, al primo derby della stagione, opportunità di contropiede, Carraro, Madalosso, Madalosso, gol! Grande gol di Madalosso su questa azione di contropiede, grande azione dei bianco scudati e grande esultanza sugli spalti, come sentirete, il tocco di Carraro per Madalosso, che al secondo minuto di gioco effettivo mette in rete. Nulla da fare per il portiere Mazzon, 1-0 per i biancoscudati. Attenzione, perché adesso è Petrarca che può andare al tiro con Mazzuccato, e poi grande parata di Ballarin. Rodriguez tarda un po', ancora poi la conclusione di Crepaldi. Pallone dato all'indietro per Rodriguez, colpo di tacco e Vettore trova il 2-0. Bravissimo Rodriguez su questa azione di calcio d'angolo, è riuscito a girare il pallone di tacco per Vettore, e Vettore ha messo in rete da pochi passi. Si fa vedere Vettore, riceve la sfera, viene attaccato ancora una volta, ma questa volta si libera molto bene, bravissimo Vettore, occasionissima. Ancora Gastaldello, che è rientrato in campo e dà molta vivacità all'attacco, e poi la conclusione, il palo, pericolo. Attenzione, perché Gastaldello può servire Mazzuccato, l'uscita di Ballarin e pallone che finisce in rete. Gol quindi del Petrarca, da assegnare a Mazzuccato, anche se proprio sulla linea di porta c'è stato un tocco di un giocatore bianco scudato, ma proprio nel momento in cui l'arbitro si stava per decretare la fine del primo tempo. Mazzuccato prova ad andarsene, attenzione pericolo, Mazzuccato dribbling e poi pallone al centro, e c'è il pareggio del Petrarca con Gastaldello. Grande esultanza sugli spalti da parte dei tifosi petrarchini, il Petrarca ha raggiunto il pareggio. Attenzione però a Vettore, Crepaldi e gol! Il gol di Crepaldi che fa esplodere la tribuna di fede bianco scudata. Padova quindi che ritrova il vantaggio. Fra l'esultanza generale, 3-2, Crepaldi riporta in vantaggio il Padova. Il lancio lungo poi a cercare Vettore, che potrebbe andare al tiro, così è infatti, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta. Si attende solo il fischio finale degli arbitri, fischio finale che forse sta per arrivare proprio in questo momento, e vince il Padova il primo derby della stagione, 3-2, partita bellissima, contento Mattia Risi. Siamo felici, sì, ma questo è soltanto uno dei tre derby che dobbiamo fare con loro, e secondo me negli altri due ci daranno filo da torcere. Comunque bravi Petrarca, bravissimi noi, e forza Padova. Forza Padova, giustamente dice Mattia Risi, complimenti anche alla Petrarca,